Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi, come potete ben vedere, non sono da solo. Sono con uno youtuber, un istruttore, ma soprattutto un pilota campione del mondo. Sto parlando di Cristian Gamarino. Ciao Cristian, grazie di aver Ciao accettato. ragazzi, ciao a tutti. Un Bene. piacere essere qui con te e farmi fare due domande, essere messo sotto torchio da te, Dai, grazie mille davvero Cristian. Senti, iniziamo subito dalla stagione appena trascorsa, una stagione particolare, soprattutto per te che appunto ti sei laureato campione del mondo nella categoria stock dell'endurance e sei riuscito anche nel mentre a terminare al secondo posto il National Trophy. Se ci puoi dare un tuo pensiero sulla stagione appena trascorsa. Sì, è stata una stagione veramente incredibile. Quei risultati che dici, ovviamente ci pensi all'inizio stagione, no? Cioè, tu parti, cioè almeno io parto sempre per vincere. Però poi alla fine è difficile che ciò succeda davvero, o comunque non è facile farlo succedere, no? Anche perché siamo tanti, ma che vince è sempre solo uno. E quindi aver vinto il mondiale, aver vinto la 24 ore del Boldore, essere arrivati secondi a Spa. Nonostante la stagione fosse iniziata nei peggiori dei modi, perché comunque Alemán ci eravamo ritirati a metà gara per una caduta di un mio compagno, e quindi, sai, quando già parti il campionato così, non è che la vedi benissimo, ed era solo aprile. In realtà poi siamo riusciti a capovolgere la situazione, quindi ancora più bello, perché dai, abbiamo rimontato. E nel National, secondo posto, sì, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico in una gara l'ho dovuta saltare per una concomitanza con Spa. Però quello di cui sono più orgoglioso sono i tempi che abbiamo fatto nel National, perché siamo andati veramente fortissimo. Ho migliorato un sacco i miei personal best e ho fatto il record quasi in tutte le piste, ho migliorato i miei record personali, quindi sono veramente contento. Non potevo chiedere poco di più, diciamo così. Ho fatto quasi tutti i podi in quasi tutte le gare che ho fatto, quindi solo una, non sono arrivato a podio, quindi tanta roba. Penso non ti possa lamentare. Allora, esatto, non me la metterò. Senti, parlando proprio dell'endurance, cominciamo subito. Come ti sei avvicinato a questa tipologia di competizioni? Ma in realtà mi sono avvicinato quasi per caso. Dovevo fare. Do Il 2018 avevo firmato un contratto con Grillini per fare il mondiale Superbike. In realtà poi lui ha avuto problemi giudiziari a gennaio, quindi è saltata la stagione. L'endurance mi è sempre un po' piaciuto perché comunque lo seguivo perché conosco bene Canepa e quindi lui già correva, aveva forse appena vinto il mondiale, il suo primo, e quindi lo seguivo. E ho detto vabbè, un giorno mi piacerebbe, cioè, poi sai, non sai mai cosa succede nel mondo delle corse, no? Invece quell'anno lì alla fine mi è saltato l'accordo per la Superbike. Ho ricevuto la proposta dal team No Limits, che era sempre legato a Suzuki. E quindi l'ho presa al balzo, ho preso la palla al balzo e ho deciso di partire con questa avventura. È stato amore fin da subito, perché dalla mia prima 24 ore di Le Mans, una fatica pazzesca, però mi è piaciuto un sacco l'ambiente, come si svolge la gara, come si svolge la settimana, il pubblico che c'è, che è veramente pazzesco, caldissimo. E quindi beh, mi sono innamorato subito e per forza ho dovuto continuare negli anni. Quindi sì, dal 2018, quindi ho fatto 5 stagioni. Vabbè, poi c'è stata la stagione del Covid, che in realtà abbiamo fatto solo una gara in tutto l'anno. Quindi quattro stagioni qualcosa, però belle, 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 belle. Tutte le gare sono veramente memorabili. E senti, proprio continuando il discorso su questa tipologia di gare, come ci si prepara appunto sia fisicamente che mentalmente? Essendo delle gare di durata, bisogna essere appunto, immagino, sia pronti fisicamente che anche appunto a essere pronti a qualsiasi cosa, perché essendo appunto delle gare che durano delle ore, può succedere qualsiasi cosa. Sì, sono gare veramente, veramente estreme. È difficile spiegarlo alle persone che non girano in pista, perché gli amatori,
lo sanno che cioè, è una roba, cioè, infatti me lo chiedono tutti, dico, ma è impossibile perché io faccio 20 minuti e non riesco a finirli, alcuni escono magari qualche giro prima perché non riescono a finire 20 minuti, noi facciamo tour da un'ora per 24 ore, quindi è veramente estremo. E ovviamente la preparazione fisica è fondamentale, io mi alleno tantissimo e non sei mai sufficientemente pronto, perché comunque nella 24 ore ovviamente fai una fatica pazzesca. Cioè, non conta quanto tu sei allenato, ma è impossibile arrivare in fondo fresco. Cioè, comunque fai veramente tanta tanta fatica. E è proprio per questo che la parte mentale è veramente importante. E quindi lì è difficile da allenare. Un po' con l'esperienza, ovviamente, la si allena, ma io, nonostante qualche gara l'ho fatta, comunque sia prima della gara, anche il giorno prima. Cioè, sono un po' preso male perché so che sarà lunga e che sarà molto molto faticosa. Quindi è difficile partire con l'entusiasmo, perché un po' di preoccupazione c'è sempre, però poi non si molla mai, no? Quando sei lì, che, cioè, infatti, tutte le volte che magari devi salire in moto dici no, cavolo, di nuovo, magari alle 3 di notte, così che devi iniziare il tour, dici stavolta non ce la faccio più. Però poi quando sali sulla moto, non è che sei, cioè, non è che puoi smettere, no? E quindi è una ruota che continua a girare, tu corri, e entri in pista, spingi, perché soprattutto il livello della stock quest'anno era altissimo, quindi abbiamo spinto veramente tutti gli stint per tutta la gara. E lì è importante anche l'alimentazione, è importante qualsiasi cosa, perché magari se tu ti alimenti male o non so, hai qualche fastidio in generale, poi te lo porti dietro e non riesci più a recuperare, no? Perché non c'è tempo per recuperare. Quindi deve essere tutto perfetto, io cerco di mantenere sempre una routine costante, quindi corro, cioè faccio lo stint, faccio il turno, scendo, faccio la doccia, mangio, vado dal fisioterapista, riposo un attimo ma non dormo io, quindi guardo la gara un attimo tranquillo, mi rivesto e riparto, così per 24 ore. Cioè, Ah, senza dormire? sì, Senza. non dormo mai. Non dormo mai perché comunque non c'è tempo, cioè nel senso è. Hai tipo 20 minuti di tempo per dormire, volendo, ma a me non piace perché comunque quando ti svegli sei super rincoglionito, ti devi vestire, devi entrare e quindi non sono concentrato quando rientro, cioè non riesco a recuperare la concentrazione quando risalgo in moto. Quindi preferisco essere un po' più stanco, tanto comunque poi c'è l'adrenalina che ti accende, quindi non è che ti addormenti in moto, è impossibile. Però è tosta, tosta. Infatti, i piloti comunque possono fare la differenza in quei frangenti, perché non tutti i piloti comunque riescono a mantenere la concentrazione, non tutti i piloti riescono a essere sempre veloci, essere sempre lucidi. E lì alla fine è vero che è una gara lunghissima, ma ogni secondo puoi commettere l'errore che vanifica la gara, no? Quindi è importantissimo essere sempre sul pezzo e essere veloci, ma anche non sbagliare, essere veramente precisi. Passando invece alle gare più corte, come appunto quelle del National, un pilota abituato alle gare di durata, cosa cambia nell'affrontarle, nella loro preparazione? Ma in realtà non cambia tantissimo, anche perché come ho detto prima, il livello della stock quest'anno era altissimo, quindi spingi veramente tanto, non è che vai in modalità tranquilla durante l'endurance. Cambia ovviamente la partenza, e quindi lì parti in maniera diversa, e il National comunque ti aiuta a mantenere quello sprint, diciamo, comunque quello spingere forte per poco tempo, anche comunque se. Ad esempio nell'endurance succede in qualifica, ci sono le qualifiche normali e quindi lì devi spingere 3-4 giri come nelle gare brevi, diciamo. Però comunque sia, dai, ti fa tenere quello smalto che serve nelle gare sprint, soprattutto nel national che sono solo 10 giri, quindi tutto fa, cioè sono due tipologie di gare molto diverse, però comunque spingo forte, molto forte anche nell'endurance, quindi a livello di prestazioni non c'è così tanta differenza. Cioè, magari la gente pensa, sì, nel National c'è 10 giri, quindi spingi alla morte per 10 giri. Nell'endurance quasi, quindi comunque non è che ti addormenti, non è che giri 2 secondi più alto, giri decimi più lento durante la gara, sia di giorno che di notte. Quindi la differenza è minima, però comunque ci sta, cioè sono due cose diverse. E sicuramente è più utile l'endurance
al National che il National all'Endurance, secondo me. Ok, senti, parlando invece più in generale di te, ecco, come fai a sistemare tutti i tuoi impegni e allo stesso tempo continuare la tua vita da pilota? Perché, come abbiamo appunto detto nell'introduzione, fai anche lo youtuber, l'istruttore, collabori anche con un altro team, il GP Project, se non erro. Come Esatto. fai a coordinare il tutto? Ma come faccio? C'ho quasi tutte le settimane impegnate, perché comunque quando non corro io seguo il Mondiale Superbike con, nella Supersport 300 con Team GP Project, per cui faccio coach e team coordinator. E quindi quando non ci sono le concomitanze, quest'anno ci sono state, mi sembra, due concomitanze solo. Mi sposto. Io, ad esempio, a settembre ho fatto la gara a Mugello, poi sono andato a Magny-Cours, poi ho fatto il Boldor, poi ho fatto Aragon, Portimão, Imola, 6 weekend tutti di fila, in cui alcune volte correvo, alcune volte c'era Mondiale Superbike, però andavo avanti e indietro in giro per l'Europa come una pallina impazzita. E quando ho un po' di tempo faccio anche i corsi di guida con tutti i pazzi per la pista, quindi cerco di la persona è una, però cerco quando ci sono, dai, di far coincidere tutti gli impegni. Però quest'anno ho veramente avuto pochi pochi giorni liberi, diciamo. Però è un piacere, dai, nel senso, comunque sono sempre nello stesso ambiente, alla fine poi conosci tutti, è come essere a casa quasi. Senti, prima di lasciarti andare, lasciarti libero, una domanda riguardo al 2024, se sai già cosa andrai a fare o se comunque hai qualcosa in programma. Il 2024 sarà sicuramente una bella sfida per me, perché sarò un pilota della moto numero 11 del team Kawasaki WeBike Tristar. In poche parole è il team ufficiale Kawasaki nel Mondiale Endurance, quindi stessa moto, ovviamente AVC, quindi cambierà un pochino il regolamento, ma cambierò team e cambierò classe. È una promozione che aspettavo da tanto, sono davvero molto orgoglioso. I miei compagni saranno Gregory LeBlanc e Roman Ramos, quindi due compagni di livello. Non vedo l'ora di partire con i primi test, ma secondo me potremo divertirci e fare un bel risultato. Spero di fare qualcosa anche in Italia, ma stiamo ancora sistemando un po' le cose per far coincidere un po' tutto. Non sarà facile, però ci tengo comunque a stare un po' in moto, a far conto di sponsor italiani, eccetera. Quindi comunque sia, l'assetto dovrebbe essere sempre Mondiale Endurance e qualcosa in Italia. Ancora non so cosa, anche perché devono ancora riuscire i regolamenti del National, del CIV. Sembra che il National non lo posso più fare, però il CIV sinceramente non conviene farlo con le idee che c'ho io. E quindi non ho idea di cosa farò. Immagino dipenda anche molto dal calendario, visto anche le cose dell'anno scorso. Sì, perché in teoria col CIV non ci sono concomitanze, però ad esempio il National non fa più tutte le gare col CIV perché non c'è spazio, e però ancora non è chiaro tutto, quindi qualche gara la farà col CIV, qualche gara la farà con la Coppa Italia, vedremo quando si decidono di far uscire i regolamenti, e io avrò delle risposte in più da chi di dovere. Cercheremo di fare qualcosa anche in Italia, però penso che al massimo saranno wild card o qualche trofeo probabilmente, però sempre ovviamente diciamo, parallelo all'endurance e con la mentalità comunque sì, di allenarmi per l'endurance, appunto, che sono comunque solo 4 gare il prossimo anno. Ok, bene, ringraziamo Christian per il tempo che ci ha dedicato. Grazie mille a voi, è stato un piacere. E detto ciò, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, alla prossima! Ciao ragazzi!